Un lavoro di squadra, la riuscita della perdonanza celestiniana, ma un ruolo da protagonista lo ha avuto certamente il direttore artistico, il maestro Leonardo De Amicis. Un programma creato per L'Aquila alla perfezione, con sensibilità e rispetto nei confronti di una città ancora ferita, ma soprattutto una perdonanza della gente per la gente. Questo era l'obiettivo, con artisti arrivati in punta di piedi, che hanno capito il ruolo e la responsabilità. Ted Nile, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori, oltre alle eccellenze locali che De Amicis ha saputo unire, coinvolgere e valorizzare in un'esperienza unica che sarà ricordata a lungo. La perdonanza che avevo scritto è stata fatta, è rispettata punto per punto, era quello che volevo fare, è un principio di diversità che poi chiaramente andrà ampliato, ma è questo, io sono soddisfatto, vedo le persone contente. Merito anche dell'assessore di Cosimo, Cocciuta e Ostinata, che ha proposto il ruolo al maestro che, messo evidentemente nelle condizioni di fare, ha accettato di buon grado, portando a casa un risultato bellissimo e importante. Non fa bilanci De Amicis, quelli li fa la gente, e nella serata finale proprio quella gente, gli aquilani in sostanza, lo fermano e lo ringraziano per strada per la bella perdonanza che è stata. Tantissime persone hanno animato gli spettacoli, tanti turisti si sono fermati a guardare quelle ferite che oggi sembrano meno sanguinanti. La speranza, quella che ti fa capire che anche se c'è ancora tanto da fare, tantissimo, L'Aquila ce la farà, proprio per la forza della sua gente, perché come ha detto il sindaco, l'amore per questa città è più forte del dolore e non serve aggiungere altro. Mi piacerebbe che la perdonanza fosse tutto l'anno, quindi insomma c'è da vedere, da parlare ancora, ma... Sono qua all'Aquila, sono qua. È la prima volta che io lavoro all'Aquila. Sono andato via da ragazzo ed è la prima volta che accetto un incarico così. E l'aneddoto è... non ne ho, ne avrei tantissimi. Il fatto, io ho iniziato qui a suonare, i miei compagni di avventura musicale sono di una via qui vicino che si chiama Via Strinella. L'altra sera sono andato L'Aquila Suona, erano a Piazza del Duomo e li ho spiati mentre loro suonavano, chiaramente senza di me perché ormai si sono rifatti un gruppo. Devo dire che è stata... Un momento bello, questa è una cosa molto personale. E poi l'altro aneddoto è che all'Aquila si mangia bene e ho preso qualche chilo.